12 parallelepipedi giganti nelle piazze e nelle strade di Napoli, dal centro alla periferia, per un progetto artistico e partecipativo che vuole costruire nuove opportunità di inclusione sociale e superare l'isolamento e i pregiudizi legati alla sofferenza psichica. Qual è lo scopo di Kubo? Kubo è una metafora della città, delle relazioni che vivono dentro una città e simbolicamente costruiamo questi 10 Kubo, uno in ogni municipalità, esattamente per rappresentare i suoni, i rumori, in fondo gli stati d'animo della gente. Il tentativo è far emergere ciò che è sommerso. Il tentativo è quello di provare a costruire, a ricostruire i legami ed è importante farlo perché in realtà non c'è nessuna possibilità di vivere bene, adeguatamente bene, con livelli di vita accettabili per tutti, se non ci si preoccupa anche degli ultimi, dei penultimi, se i primi non si fanno carico in qualche misura anche degli ultimi, dei penultimi. E questo tentativo prova a mettere un po' in linea esattamente questi temi. Proviamo, come dire, a svelare l'esistenza di vite un po' sospese che sappiamo esistere nella nostra città e che fanno più fatica ad entrare in relazione con la città stessa, insomma. E quindi tutte le strutture di salute mentale si aprono al territorio, provano a ricostruire questi simboli. I simboli sono una cosa assolutamente importante, insomma, in fondo, se potessimo battere anche attraverso i simboli una campagna culturale potente, anche i pregiudizi, lo stigma che sappiamo esistere nei confronti di alcune categorie messe ai margini della società, probabilmente avremmo costruito il più potente servizio sociale di cui abbiamo bisogno. Insomma, ricostruire il più potente servizio sociale di cui si ha bisogno significa ricostruire i legami di una comunità, costruire una comunità per l'appunto responsabile e educante, in qualche modo un ambiente terapeutico. Diventa ancora di più necessario oggi, insomma, sentiamo tanti episodi di bande di ragazzini, insomma, che aggrediscono i migranti piuttosto che appunto ragazzi con difficoltà. Ma ci dovrebbe essere anche proprio un impegno economico da parte delle istituzioni Ebbene, rispetto a insomma, questo le tema. cose da fare sono tante, ovviamente, e nessuno può pensare che le tante cose che occorra fare non richiedono anche investimenti economici adeguati, mobilitazione di risorse, energie umane al tempo stesso, insomma. E tutti hanno l'impressione che a volte questo investimento economico richiesto sia un peso, una spesa che la società non è più in grado di sostenere, senza valutare che tutto sommato c'è contemporaneamente certo un problema di sostenibilità economica, ma forse ancora prima c'è un problema di sostenibilità sociale con cui bisognerebbe far conto. E ci chiediamo, e non abbastanza, e a volte occorrerebbe soprattutto che a rivolgersi questa domanda fossero i decisori pubblici, per ogni euro apparentemente risparmiato di minore spesa nel sociale, nel welfare, quanti risorse si sarà costretti a spendere in più, insomma. In fondo la spesa nel sociale occorrerebbe valutarla come un investimento assolutamente indispensabile da farsi, senza il quale si corre il rischio che il costo che la società tutta, la collettività, sarà chiamata a pagare possa essere persino più oneroso del risparmio che si può conseguire a furia di diminuire gli investimenti su welfare.